Sì, è quel periodo dell'anno, di nuovo, e la sentite questa voce? La sentite? È molto chiara e veloce e non è il Team Rocket, ma è Apple. E infatti oggi parliamo di iPhone 11 e i suoi primi leaks. Negli scorsi mesi si è vociferato e speculato su questo render di OnLeaks. OnLeaks ha pubblicato questo render basandosi su alcune fonti interne alle fabbriche di Cupertino e successivamente ha fatto uscire anche quest'altro render, anch'esso basato su alcune fonti interne alle fabbriche di Apple. E visto la fama di OnLeaks come leaker supremo che ne azzecca una più del diavolo, la gente ha iniziato a chiedersi: ma quindi qual è delle due? Quella corretta? La verità è che tra le due, quella corretta sono entrambe. Iniziamo a far chiarezza su questo tema. Apple starebbe ancora testando il design definitivo, quindi non c'è ancora una versione decisa. Quindi ciò che possiamo commentare è quello che Apple sta cercando di farci capire, tra virgolette, con questi due render. Per ora le versioni trapelate sono queste due, ma non è detto che siano le sole, e oltretutto non è neanche detto che non saranno soggette a tantissime variazioni. Ma intanto scrivetemi quale di queste due versioni preferite qua sotto nei commenti. Apple non è stupida però, vuole sempre raccogliere i feedback dei suoi utenti finali. E stavolta probabilmente si è servita di OnLeaks per farlo, sfruttando appunto la già citata sua grandissima fama. Quello che però Apple avrà sicuramente notato dai commenti è il fatto che nel primo e nel secondo design convincono a pieno. E a ben vedere. Basta infatti guardare i commenti sotto le foto di OnLeaks. All'uscita del primo render, che richiama abbastanza quello che Huawei ha fatto col Mate 20 Pro, e che onestamente a me ricorda particolarmente una GoPro, pensavano si sarebbe potuto fare di peggio. Poi è uscito il secondo render, la versione Ciclope. E sono stato travolto da un mix di emozioni e voglia di lanciarmi dalla finestra che non ha eguali. Ma a parte gli scherzi, possiamo analizzare alcune cose da questi due render. La prima è che ci sono alcuni elementi che accomunano sia il primo che il secondo render. Per esempio, la voglia di Apple di cambiare abbastanza la forma dei propri smartphone. Inoltre, l'integrazione di una terza fotocamera sul retro, comune a tutte e due le versioni, e l'intenzione di ridurre la dimensione del notch. E difficilmente, quindi, non lo vedremo nella sua versione finale. Interessante, a mio parere, è l'idea di mettere il flash come elemento circolare attorno alla terza fotocamera. Ma sarebbe ancora più figo se fosse così, come l'ha immaginato un ragazzo che si occupa di render 3D, che però molto probabilmente non vedremo mai su un iPhone. Però è figa l'idea, peccato. Tornando al design, poi, non è da escludere, come dicevo prima, l'opzione di vedere nuovi render già nei prossimi giorni. Apple è ancora in fase di definizione del design, quindi non sarebbe strano che ripensasse totalmente l'estetica del device. Interessante notare poi che l'iPhone è costellato di antenne sia sul primo che sul secondo render. Segno forse che il prossimo iPhone potrebbe essere 5G direttamente? Potrebbe. Inoltre, la porta di ricarica sembra rimanere la solita, solitissima porta Lightning. Ancora niente USB-C, Apple? Anche quest'anno? Cioè, caspita, l'hai integrata sui tuoi nuovi iPad? Che senso ha non metterla anche sui tuoi iPhone? Mannaggia, oh. Io ci spero ancora, ci spero ancora che Apple all'ultimo dica: no, ok, mettiamo la USB-C anche su questo iPhone. Però mi sembra un po' improbabile ormai. Concludiamo poi con due notizie. La prima farà la felicità di parecchi. Sì, esatto, proprio quelli che hanno voglia di perdere tempo e soldi. Apple continuerà ad includere il solito, vecchissimo e lentissimo caricabatterie nelle confezioni degli iPhone. Anche quest'anno. Quindi lasciando l'importantissima feature della ricarica rapida soltanto a chi comprerà il caricabatterie ad hoc separatamente spendendo altri dindi. Ma perché? Non lo so. E infine una novità sull'amatissimo 3D Touch. Su iPhone XR, lo sapete ormai fino alla morte, Apple l'ha levato, con tanti gridi di panico e paura da parte dell'utenza, che ha fatto del 3D Touch il suo grido di battaglia e la sua unica ragione di vita. Beh, non vi è data giù la scelta di Apple di levarlo dall'iPhone XR e magari non l'avete proprio acquistato perché mancava il 3D Touch? Beh, tranquilli. Non c'è da preoccuparsi proprio. Non vi andrà più giù nessuna scelta di Apple, visto che ha proprio deciso di levarlo da tutti gli iPhone. O meglio, non sappiamo se già dal prossimo iPhone, ma è molto probabile che il 3D Touch scomparirà a partire dall'iPhone 12, come lo chiamerà Apple, insomma. Quindi sì, è possibile che ci sarà sull'iPhone 11, ma sul suo successore
forse no. E oltretutto Apple potrebbe smettere di produrre iPhone nuovi con i display LCD, e ora vi spiego perché. Nella beta di iOS 12.2 c'è qualche segnale che ci fa presagire una dark mode su iOS 13. iOS 13 è la versione che equipaggerà di default tutti i nuovi iPhone in uscita nel 2019, e quindi potrebbe essere un controsenso avere una dark mode non utilizzabile in un nuovo iPhone, perché ha un display LCD e quindi sarebbe stupidissimo e quasi inutile utilizzare la dark mode. Ricordiamo infatti che sì, la dark mode potrà pur servire a rendere più fighi gli iPhone, a non stressare troppo gli occhi a cavolacci vari, ma la sua funzione principale è quella di risparmiare batteria avendo dei display OLED che spengono in automatico i pixel neri, quindi aumentando tantissimo la durata della batteria. Avere quindi un ipotetico iPhone 11R con un display LCD vorrebbe poter dire non poter beneficiare della dark mode, e siccome Apple anche nell'ultima presentazione di appunto iPhone 10R ha fatto come suo grido di battaglia principale il fatto che iPhone 10R non avesse nessuna castrazione a livello software, sarebbe un controsenso, no? Quindi sì, secondo me Apple potrebbe smettere di produrre iPhone con display LCD. Ma questa appunto è una mia supposizione, prendetela come tale. E sempre parlando di cavolatine o presunte tali, abbiamo parlato di tripla fotocamera. E tutti i render che abbiamo visto riguardanti iPhone 11 hanno la tripla fotocamera. Ma Apple potrebbe lasciare questa feature a discapito dei soli modelli con memoria più grande. Questo che vuol dire? Che potremmo avere la terza fotocamera solo nei modelli da 256 e 512 GB, lasciando quindi scoperto il modello da 64. E non pensiate che sia una novità per Apple. Apple infatti aveva già adottato questa soluzione per esempio per il colore Jet Black, disponibile per iPhone 7 e 7 Plus solo nei tagli di memoria più grandi, o come ha fatto per i 6 GB di RAM con iPad Pro, destinati anche stavolta al solo modello da 1 TB. Insomma, queste sono le novità e i leaks, i primissimi anzi leaks, su iPhone 11, o come verrà chiamato da Apple. Voglio sapere ovviamente che cosa ne pensate, quindi fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Se fosse così, mettete un mi piace, commentate e condividete. E noi ci rivediamo in un prossimo video, sempre qui sul mio canale. E ancora una volta, un saluto da Simone. Ciao!